Siamo alla conclusione di questa grande bella festa, il quarto anno, e ovviamente ne parliamo con Pino Pace, che quattro anni fa a un certo punto ha detto: ma io devo fare qualcosa per la mia terra, per i miei imprenditori. Quindi come è nata questa idea e quando? Ero in fiera, accompagnavo alcune aziende e vedevo che il brand che tirava fortissimo all'estero era il Made in Sicily, quindi ho detto: io che devo fare? Mi sono inventato questo siciliano, sono venuto a Trapani, ho convocato i miei collaboratori, ho detto: da qui a tre mesi facciamo siciliano. Ricordo che era il mese di febbraio, marzo, ci siamo messi tutti al lavoro, abbiamo fatto il primo evento che è stato riuscitissimo, siamo alla quarta edizione. La cosa importante è che le imprese sono contente di questo evento, perché gli faccio incontrare ogni anno sempre più buyer provenienti da tutto il mondo, allacciano rapporti, concretizzano affari. Quest'anno, già l'anno scorso, ho fatto l'inizio con tu eri presente, ti ringrazio della tua presenza per il lavoro che fai per noi, per questo paese, per l'Italia. Abbiamo fatto quell'evento con alcuni artisti siciliani e non, e ho visto che tiravano. Quest'anno, in accordo con alcuni discografici, abbiamo fatto il primo festival dei nuovi talenti, stiamo coinvolgendo amici di Sanremo, emittenti importanti. L'anno prossimo vediamo di creare un evento, l'evento siciliano, di nuovi talenti, quindi non più soltanto talenti provinciali ma talenti regionali. Mi metterò a disposizione le mie amicizie, le conoscenze con alcune case discografiche, poi chi è più bravo, chi studia, sicuramente riuscirà. Eccellenze sempre di questa terra siciliana. Quindi sei partito col portare in giro per il mondo il prodotto trapanese, ma ci stiamo allargando, quindi adesso parliamo di Sicilia e chissà che non ci allarghiamo un po' di più proprio. Parliamo di Sicilia, io ogni tanto mi piace vedere, studiare marketing. L'evento nasce a Trapani, è la mia terra, la mia camera di commercio, e chi vuole aggregarsi che ben venga, però il timone lo teniamo dritto noi, le nostre eccellenze trapanesi, e andiamo avanti. Il 150 è un numero importante, perché l'anno scorso era il 150esimo dell'Unità d'Italia, quest'anno è il 150esimo della Camera di Commercio di Trapani. Sì, non a caso dicevo che sono una persona fortunata. L'anno scorso abbiamo fatto il 150esimo d'Italia, quest'anno della Camera di Commercio, quindi l'anno prossimo vediamo cosa ci sarà, sicuramente qualcosa la troveremo per far diventare sempre questo evento più importante e più internazionale. Grazie. Grazie a voi.